Allora, buongiorno a tutti. Patrizia mi ha già presentato, quindi salto questa fase della presentazione. Cercheremo di guardare quest'oggi, dare uno sguardo a quelle che sono le novità recenti. Ormai siamo proprio in questi giorni si sono compiuti 3 anni dall'approvazione della legge 190 e quindi si tratta ancora di una novità nel panorama della nostra legislazione anticorruzione, ma si tratta di una novità che ha già visto delle ulteriori revisioni e quindi cercheremo anche di dare uno sguardo a quelli che sono gli orientamenti più recenti del legislatore, con un fugace, rapido sguardo anche a quella che è l'evoluzione della giurisprudenza, perché poi, come ogni volta che il legislatore interviene in un ambito normativo, è chiaro che poi successivamente questa attività del legislatore deve essere interpretata da coloro i quali applicano la legge, quindi dai magistrati e da tutti gli operatori del diritto in generale, perché ovviamente anche la spinta dell'avvocatura è fondamentale nell'attività di interpretazione delle norme da parte dei magistrati. Quindi facciamo questo rapido excursus sulla novità costituita dalla legge 190, ma per far questo non dobbiamo dimenticare, anzi dobbiamo prendere le mosse per essere più precisi, dalla peculiarità del reato di corruzione nel nostro ordinamento, ma in generale in tutti gli ordinamenti, peculiarità che è data dalla particolare difficoltà di svolgere indagini su un reato come quello di corruzione, che qui in questa fase intendiamo in senso ampio, e quindi in quest'ambito facciamo rientrare numerose figure di reato, non solo quella della corruzione vera e propria, che peraltro, come già qualcuno di voi sa e come cercheremo di guardare nell'ambito di questa nostra breve conversazione, ha comunque anche da parte del legislatore numerosi reati che rientrano in questo concetto di corruzione, cioè ci sono numerose figure di corruzione. Se poi intendiamo la corruzione in senso più ampio, in quest'ambito rientrano tantissimi altri reati, tutti quanti del comparto dei reati contro la pubblica amministrazione, e quindi avremo il traffico di influenze illecite, l'induzione indebita a dare o promettere utilità, la vecchia concussione e, volendola allargare ulteriormente, l'istigazione alla corruzione, il millantato credito, l'abuso d'ufficio. Quindi, come vedete, in un concetto ampio di corruzione possiamo far rientrare pressoché quasi tutti i reati che il legislatore ha collocato in questo comparto dei reati commessi dai pubblici ufficiali nei confronti della pubblica amministrazione. Ma la corruzione, in tutte queste sue variegate forme, è un reato molto difficile da scoprire. Perché? Perché innanzitutto è molto difficile far partire delle indagini su questo tipo di reati. Voi sapete che se solitamente si compie uno qualsiasi degli altri reati contemplati dal nostro codice o dalle leggi speciali, solitamente è la persona offesa che si affretta a sporgere la denuncia perché da un lato ha interesse e spera che i responsabili di questo determinato reato vengano individuati se non sono noti e successivamente puniti, oppure se sono noti direttamente puniti dall'ordinamento. D'altro canto, molte volte, anche quando questa speranza o questa previsione non c'è, ci si reca a sporgere la denuncia perché si vuole evitare che ci siano delle conseguenze sfavorevoli a nostro carico se questa denuncia non è stata presentata. Immaginate, diciamo, se a qualcuno di voi è successo di avere
di subire il furto di una macchina, di un ciclomotore, insomma di oggetti del genere, ci siamo prontamente recati, o di un documento di identità a maggior ragione, ci siamo prontamente recati a sporgere la denuncia per evitare che di questo oggetto se ne facesse un uso illecito e che poi noi dovessimo essere chiamati a rispondere del perché non avevamo correttamente custodito e soprattutto perché non avevamo allertato l'autorità del fatto che eravamo stati vittima di un furto o di uno smarrimento. E quindi ecco, in questi casi è la persona offesa che si reca in maniera solerte presso l'autorità. Non altrettanto succede però per reati come quello della corruzione, perché evidentemente, come vedete, a proposito di quanto vi dicevo un attimo fa, in questa seconda slide vi faccio riferimento a chi è che solitamente si attiva per che appunto i reati vengano perseguiti dalle autorità preposte. Quindi la vittima, ovvero i parenti, familiari della vittima, persone legate appunto alla vittima, oppure in alternativa i pubblici ufficiali. Questo tra l'altro riguarda sostanzialmente anche tutti quanti voi, perché laddove un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni scopra degli indizi di reità, scopra degli indizi che è stato commesso un reato, deve sporgere la denuncia, è un suo dovere sancito dalla legge e anche sanzionato nel momento in cui dovesse esservi un'omissione, come tutti quanti voi sicuramente ben sapete, per cui nella maggioranza dei reati, a differenza di quello che succede invece, lo vedremo tra un attimo, per la corruzione, c'è una coincidenza pressoché perfetta fra i reati che vengono effettivamente commessi, i furti, gli omicidi, i rapimenti, ma anche i reati più banali, i danneggiamenti, diciamo, le violazioni della segretezza. Tutti quanti i reati, il numero di quelli che effettivamente si sono realizzati è più o meno coincidente con quelli che vengono denunciati, perché non si verifica, se non in rare occasioni, che il soggetto vittima non sporga la denuncia. Viceversa, per la corruzione non succede altrettanto. Perché? Perché la corruzione è un reato che è difficile proprio scoprire che sia avvenuto. In proposito si dice che esiste una cosiddetta cifra oscura di distanza, di differenza fra i dati reali, cioè tra le corruzioni e in generale tra tutti i reati nei confronti della pubblica amministrazione che si realizzano e quelli per i quali si svolgono effettivamente indagini. C'è una bella differenza. Perché dicevo? Perché è un reato che con una formula un po' iperbolica, qui abbiamo detto che la cifra oscura è quasi vicina al 100%, non sarà quello, sarà un po' di meno, ma comunque molto elevata. Perché? Prima di tutto perché non ha una vittima definita, noi abbiamo delle vittime diffuse, perché le vittime della corruzione siamo tutti noi cittadini, perché lo capite perfettamente, non esiste un imprenditore che è costretto oppure che deliberatamente vuole pagare una tangente che poi questo denaro che ha dovuto sborsare lo detragga dal proprio utile, dal proprio guadagno. È evidente che quella somma verrà redistribuita sul costo di quello o di altri appalti, di successivi appalti, con la conseguenza che di fatto viene riversata sull'intera collettività. E quindi è un reato a vittima diffusa, nel senso che siamo tutti vittime, ma non ce ne accorgiamo immediatamente. E qui passiamo al secondo punto, perché non è facilmente percepibile. Si fa l'esempio: se io passeggio su una strada i cui costi di costruzione sono stati il doppio, il triplo o anche 10 volte il giusto o quello che andava pagato, non me ne accorgo, vedo una strada e ci cammino sopra, non posso perciò stesso rendermi conto che lì sotto c'è stata una corruzione. E altrettanto per la polizia giudiziaria, che a volte con molta difficoltà
difficoltà riesce a venire in possesso di queste notizie che si sta perpetrando un reato di questo genere. Perché questo? Perché fin dalla sua formulazione tradizionale, proprio antica, sarei per dire, della corruzione, noi avevamo all'epoca, e ora abbiamo evoluzioni di questo concetto, un accordo fra due parti che erano entrambe responsabili del reato, il corrotto e il corruttore, il corrotto che è il pubblico ufficiale, il corruttore che è il privato. Ovviamente in relazione a questo tipo di accordo è molto difficile che uno dei due vada a raccontare in giro quello che è successo, quindi che si sia corrotto o che abbia corrotto, ed è altrettanto difficile che lasci tracce di questo tipo di corruzione. Le tangenti cosiddette non si pagano certo attraverso bonifici bancari, attraverso assegni, attraverso flussi di denaro facilmente tracciabili. Quindi questo è un primo aspetto di difficoltà della corruzione. Ma anche ora che la corruzione si è molto evoluta, con fenomeni che la rendono sempre più complicata da scoprire, e quindi quando sostanzialmente non ci troviamo se non nei casi della classica corruzione, che mi verrebbe quasi da dire da strada, quella comune, ordinaria, di piccolo cabotaggio, ecco, definiamola così, anche quando invece la corruzione diventa di grandi dimensioni, diventa più importante, diventa più complessa, è sempre difficile scoprirla. Perché? Perché la corruzione comincia ad avere dei meccanismi un po' più complicati, non è più un accordo duale fra due soggetti, ma è un accordo che tende a coinvolgere una pluralità di soggetti. Pensate in particolare a tutti quei soggetti che fungono da intermediari tra pubblici ufficiali da un lato e corruttori dall'altro, imprenditori, cittadini che vogliono corrompere. In uno dei casi più eclatanti giunto alle cronache giudiziarie degli ultimi anni, un caso che poi è stato così eclatante anche perché veniva interessato da quella riforma del reato della vecchia concussione, della quale parleremo se riusciamo nella seconda parte di questo nostro incontro. Dicevo, in questo reato che ha visto coinvolti gli uffici tecnici di un ente locale di una regione settentrionale, si è scoperto che in realtà pressoché ci fosse quasi una non conoscenza, si conoscevano a stento pubblici ufficiali e erogatori delle tangenti, cioè percettori ed erogatori della tangente non si conoscevano, o quasi non si conoscevano, avevano una conoscenza molto superficiale. Perché questo? Perché vi era un soggetto o più soggetti che fungevano da intermediari, cosiddetti collettori delle tangenti, i quali raccoglievano le tangenti e si incaricavano, detraendone ovviamente una parte sensibile per sé, si occupavano di raccoglierle e versarle ai pubblici ufficiali. Quindi questa funzione di intermediazione e di filtro, ma molto spesso anche le varie indagini hanno dimostrato che non solo il pubblico ufficiale si impegna a compiere un determinato atto dell'ufficio, nel caso classico l'appartenente alle forze di polizia accerta la violazione, no? E poi in cambio di denaro per sé omette di elevare la contravvenzione, un caso che più o meno si è visto tantissime volte ed era il caso classico. Ecco, qui non c'è più l'atto dell'ufficio, cioè l'omessa contravvenzione, che è facilmente individuabile. Sempre più spesso invece si tratta di un trattamento di favore generale nei confronti di un soggetto che non ha a che fare occasionalmente con la pubblica amministrazione, ma che ha a che fare istituzionalmente, consuetudinariamente con la pubblica amministrazione, che quindi ha interesse ad avere un trattamento di favore complessivo da parte del pubblico ufficiale. Quindi di
qui la necessità di andare a punire anche la corruzione per l'esercizio della funzione. Ma a proposito delle novità e delle difficoltà investigative, non deve essere dimenticato anche che la corruzione adesso ha ulteriori meccanismi, è come se per certi versi si fosse ritornati un po' all'origine, perché mentre prima si lavorava per occultare i trasferimenti di denaro, come vi ho detto poco fa, e che succede ancora per tantissimi casi di corruzione, adesso si cerca di mascherare questi accordi corruttivi, questi meccanismi corruttivi, da meccanismi leciti in apparenza, che però nascondono in realtà delle dazioni illecite. Cosa voglio dire? Spieghiamoci con degli esempi. Mentre un tempo, vi ricordate, all'epoca di Tangentopoli, negli anni 90, si andava a ricercare i flussi di denaro sugli stati esteri o nei cosiddetti paradisi fiscali, dove era difficile tracciare il denaro e quindi dove non si riusciva a capire chi avesse dato cosa a chi. Ormai sempre più spesso invece si verificano delle ipotesi nelle quali le parti apparentemente sono in perfetta regola, perché hanno camuffato la dazione illecita con una condotta e con degli atti perfettamente leciti. Qualche esempio: si verifica che il pubblico ufficiale che debba percepire indebitamente la tangente conclude un contratto preliminare con il soggetto che deve versare la tangente, oppure con un intermediario che è d'accordo al momento della stipula pattuendo ovviamente in questo contratto preliminare una sostanziosa penale. Nel momento in cui si deve stipulare il definitivo, non ci si reca a stipulare il definitivo, nel senso che la parte privata non si reca a stipulare il definitivo e quindi è tenuta a versare la penale, oppure perde la caparra che ha già versato. Quindi il pubblico ufficiale o il suo intermediario incassa lecitamente, apparentemente, questa somma, ma in realtà è tutto un accordo, perché al di sotto c'era un accordo di tipo corruttivo al quale si è data questa veste apparentemente formale. E ci sono anche molti altri esempi di questo genere: il conferire una consulenza, un contratto di collaborazione a soggetti vicini al pubblico ufficiale, è un modo di camuffare lecitamente, con le sembianze della liceità, delle dazioni che invece sono del tutto illecite. A fronte di questo quadro così complesso, e non senza dimenticare, ne parlavo in una delle slide precedenti, si tratta di reati che fanno dei danni enormi, ai quali noi a volte non pensiamo, sui quali non ci soffermiamo sufficientemente. E io faccio sempre, a proposito di un classico reato da colletti bianchi, per far capire il danno che si pone, quello del caso Parmalat, del crack della Parmalat, che non è un caso di corruzione, ma che è un caso di bancarotta fraudolenta, quindi un classico caso di reato da colletto bianco, che ha però danneggiato un numero di vittime che nessun rapinatore, scippatore, omicida si sognerebbe di riuscire a colpire. Vabbè, magari l'omicidio, diciamo, comunque di una gravità tale che possiamo tenerlo fuori da questo raffronto, ma diciamo anche sulla rapina o lo scippo, per carità, reati a loro volta gravissimi. Ma dicevo, si tratta sicuramente di vittime che non potranno mai essere collezionate, ecco, diciamo così, da autori di reati di questo tipo. E per questo possiamo pensare a tanti altri reati. In una delle statistiche che era stata pubblicata qualche anno fa, il costo di un chilometro di autostrada in Italia era pari a
ora non ricordo più neanche quanto, ma fate conto, 5 o 10 volte quello che costava in Finlandia, in Germania, eccetera, eccetera, e purtroppo ovviamente questo non è un dato lusinghiero, ma non è neanche un dato che possiamo dimenticare o trascurare, laddove dobbiamo capire che si tratta di reati che colpiscono tutti quanti. A fronte di questo quadro e sulla scorta di una serie di sollecitazioni internazionali che imponevano o come minimo raccomandavano al nostro Stato l'adozione di strumenti di contrasto alla corruzione che non che migliorassero l'efficienza repressiva, ma che soprattutto cominciassero finalmente a guardare la parte preventiva della corruzione, è nata, ecco, in questo quadro è nata la legge 190 del 2012, la quale ha, come sicuramente sapete per essere stato oggetto di altri incontri o perché comunque coinvolti dai meccanismi della corruzione preventiva che ormai sono propri di tutte le pubbliche amministrazioni, che accanto ad una revisione delle figure di reato contemplate nel nostro codice, nel comparto dei reati contro la pubblica amministrazione, ha introdotto tutta la parte della prevenzione della corruzione sulla falsariga del modello 231 della responsabilità amministrativa cosiddetta degli enti, e ha cercato di esportare una sorta di analogo modello anche per tutte le pubbliche amministrazioni. E la storia di questi 3 anni è la storia della prima applicazione di questo modello. Quando la legge è stata concepita e tirata fuori, alla fine del 2012, ovviamente la parte del leone l'ha un po' fatta quello di cui ci dobbiamo occupare noi quest'oggi, vale a dire la parte repressiva dell'anticorruzione. Perché questo? Perché, diciamo, il penale finisce sempre per andare più facilmente sulle prime pagine dei giornali, perché insomma la cronaca nera, come ben sapete, è parte importante della nostra comunicazione di massa, ma anche perché vi erano almeno un paio di celebri processi all'epoca che venivano interessati direttamente dalle novità che bollivano in pentola e sui quali processi poi, almeno su uno dei due, ma direi anche su tutte e due, in realtà un significativo effetto lo ha avuto proprio l'introduzione della legge 190, sulla quale peraltro, proprio per questa ragione, per questi effetti che portava su questi processi in corso, ha finito per essere anche oggetto di numerose e pesanti critiche. La componente repressiva della 190 si caratterizza per alcune linee di intervento di massima, linee di intervento che hanno già visto la necessità da parte del legislatore, oltre ad avere di un ulteriore intervento che infatti è stato fatto con la legge 69 del 2015 in ambito penalistico, che ha però interessato con un particolare rilievo anche norme che erano già state toccate dalla 190 del 2012, e nelle more, in questi 3 anni che sono trascorsi fra queste due norme, quasi 3 anni che sono trascorsi fra queste due norme, vi è stato un molto significativo dibattito della giurisprudenza, alla quale si è un po' impegnata, si è un po' arrovellata nella decisione, nella interpretazione con le proprie decisioni delle parti più significative delle novità introdotte dalla 190. Quindi la 190 ha introdotto delle nuove figure di reato sulle quali ci soffermiamo in particolare nel corso della nostra conversazione, ha rivisitato delle vecchie fattispecie già sanzionate, anche qui questo ha dato, come vi accennavo poc'anzi, per i riflessi su quei famosi processi in corso, ha dato adito a grande dibattito giurisprudenziale e dottrinale, e ha in generale quasi dappertutto teso ad un innalzamento delle pene. L'innalzamento delle pene non è solo fine a se stesso, quindi non comporta soltanto la possibilità per il magistrato di applicare delle sanzioni più gravi, ma comporta, come qualcuno che
di voi è più addentro ai meccanismi del mondo del diritto, comporta anche delle conseguenze in termini di una serie di strumenti processuali e in particolare sulla adozione delle cosiddette misure cautelari, che sono quelle che si possono adottare quando il reato non è stato ancora accertato, ma per il quale nel corso delle indagini emergono gravi indizi di colpevolezza che un soggetto lo abbia commesso. Perché questo? Perché nel nostro ordinamento, al limite edittale della pena, e quindi secondo quanto è previsto per quel determinato reato, consegue la possibilità o meno di fare intercettazioni di conversazioni fra presenti o telefoniche o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione, consegue la possibilità o meno di applicare queste misure cautelari e quindi la possibilità di mettere qualcuno agli arresti domiciliari o addirittura in galera per la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza di qualche reato e per il pericolo di reiterazione dello stesso, o al fine di scongiurare un possibile inquinamento probatorio, e conseguono anche differenti, ci sono conseguenze differenti anche in tema di applicazione delle pene accessorie, appunto a secondo del limite edittale della pena. Per capirci, se un reato è punito fino a 3 anni diciamo, a 3 anni non si possono non si possono applicare misure cautelari, se punito fino a 5 anni non si possono neanche effettuare intercettazioni telefoniche se non in certe condizioni. Quindi diciamo, si tratta di reati per i quali ci sono dei limiti. Oltre certi limiti, invece, ci sono queste possibilità: si possono applicare misure cautelari, si possono applicare misure custodiali in carcere, si possono svolgere intercettazioni telefoniche o ambientali. Vi dicevo che l'esperimento, la parte repressiva, non ha avuto grandi consensi, anzi è stata aspramente criticata. Peraltro non scopro nulla se in una recente occasione pubblica anche il ministro, che poi sostanzialmente ha dato un po' il nome a questa legge perché era quello che si era occupato della parte repressiva, vale a dire la professoressa Severino, interrogata su quale fosse il bilancio che faceva della 190, ha parlato per prima della sua soddisfazione per la parte preventiva, cioè per la parte della quale poi in fondo all'epoca si era occupato soprattutto il ministro Patroni Griffi, e quindi il Ministero della Pubblica Amministrazione aveva introdotto le parti preventive. Molti aspetti dell'intervento della 190 lasciano a desiderare, ci sono sicuramente delle cose positive, c'è qualcuno che dice in proposito era la migliore legge che si potesse fare secondo quel determinato momento storico, però ecco, diciamo, ci sono anche molte lacune, molti punti critici, molti spazi ancora irrisolti che ha lasciato appunto all'attività dell'interprete o al successivo intervento del legislatore, che infatti puntualmente c'è stato nel maggio 2015, laddove il legislatore del 2015 ha inasprito, si sta riperdire ulteriormente, ma in realtà è andato a inasprire proprio laddove di fatto si erano mitigati i regimi repressivi, cioè le sanzioni dei reati contro la pubblica amministrazione, e ha cercato di porre rimedio a qualcuno dei cosiddetti svarioni, scivoloni, come li vogliamo chiamare, del legislatore del 2012. Cerchiamo adesso di passare un po' al concreto del nostro incontro, e quindi esaminiamo le figure di reato introdotte dalla legge 190 e cominciamo da questa prima. Proprio, diciamo, ormai vi dovrebbe essere già familiare, alla luce di quanto vi ho detto poc'anzi, sulla metamorfosi del fenomeno corruttivo, e quindi è un'ipotesi di reato nuova imposta dall'adesione italiana alle convenzioni internazionali di Merida e a quella della corruzione del Consiglio d'Europa, che ci imponevano di punire non solo i veri e propri accordi corruttivi, anche nella forma del reato tentato, come
diciamo chi è esperto di voi già sa, ora lo guardiamo tra un attimo, ma anche quell'attività di intessere relazioni con fine illecito, ovviamente, finalizzata al compimento di atti non conformi ai doveri d'ufficio, quando però il rapporto con, con il pubblico ufficiale ancora non ha saldato l'incontro. Qui si è spostato, sto cercando, eccolo, l'ho rimesso a posto. Credo, dicevo, quando la relazione tra il privato e il pubblico ufficiale ancora non si è saldata, ancora non si è conclusa, perché in quel caso ci troveremmo di fronte ad un'ipotesi sia almeno tentata di corruzione, ma proprio quell'attività prodromica preparatoria al creare il contatto con il pubblico ufficiale, un reato un po'. Viene detto anche questo, un reato un po' avamposto, un reato che deve punire sostanzialmente quelle attività precedenti la corruzione vera e propria. Vediamo qual è la norma. La norma è stata introdotta qui, oggetto di varie critiche, come vedremo, subito dopo una norma che invece tradizionalmente era presente nel nostro ordinamento, vale a dire il millantato credito. E qual è questa norma nuova che è stata introdotta dalla 190 del 2012? È il 346 bis, denominato traffico di influenze illecite, e punisce chiunque, quindi non è un reato proprio, come tutti gli altri che vedremo oggi dei pubblici ufficiali, ma è un reato che può commettere chiunque, anche ovviamente un pubblico ufficiale, ma anche un privato cittadino. Quindi chiunque fuori di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, che sono ipotesi di corruzione, quindi quando non ci troviamo già nella fase della corruzione, e quindi, come vi dicevo prima, dell'aver saldato il rapporto con il pubblico ufficiale, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale, indebitamente si fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale. Ciò deve fare in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, quindi vale a dire finalizzato a far compiere un abuso d'ufficio, un'omissione di atti d'ufficio o reati peggiori di questi, insomma, peggiori dell'abuso d'ufficio al pubblico ufficiale, cioè è finalizzato a far compiere questo tipo di reati al pubblico ufficiale, quindi non è una fatta nello svolgimento della ordinaria, illecita o almeno non illecita attività di rappresentazione degli interessi, perché vedete qui si parla di mediazione illecita. Che condotta vuole punire questo reato? Come vi dicevo, anticipa la tutela penale, il reato avamposto rispetto al reato di corruzione consumato o tentato, quindi punisce soltanto quella predisposizione delle relazioni di un terreno favorevole al verificarsi di casi di vera e propria corruzione. Non deve arrivare allo stringere il contatto, cioè questo soggetto intermediario non deve essersi relazionato con un pubblico ufficiale, perché altrimenti cadiamo in una delle altre ipotesi: o andiamo nella tentata corruzione o nell'istigazione alla corruzione, laddove questo soggetto inviti il pubblico ufficiale e questi rifiuti appunto un pagamento in debito per compimento di atti del proprio ufficio, conformi o contrari, poi lo vedremo, questo non, in questa fase non ha rilevanza, e quindi no, oppure è una corruzione vera e propria, laddove si saldi questo rapporto e il pubblico ufficiale accetti questa retribuzione in debito. Quindi diciamo che deve trattarsi di una fase precedente, preliminare a quella della corruzione vera e propria. Non deve essere confusa e non può essere confusa alla luce del testo che abbiamo visto con l'attività lecita di lobbying, perché stiamo parlando di prezzo della propria mediazione illecita, dice la legge, quindi si deve trattare di una mediazione non lecita, e deve essere finalizzata a far compiere al pubblico ufficiale un atto contrario ai doveri d'ufficio oppure ad omettere o ritardare un atto dell'ufficio. Quindi non può essere confusa con l'attività di lobbying. Ovviamente l'attività di lobbying dovrebbe essere
disciplinata dal nostro legislatore, come hanno fatto tantissimi altri ordinamenti che hanno pensato di disciplinare questa attività. Purtroppo questa occasione si è persa e si è cercato con quelle, introducendo quelle formule che peraltro restano comunque alquanto generico, mediazione illecita, compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, cioè non sono semplicissime da interpretare, ma in ogni caso, ecco, si è fatto perché si temeva che tutti coloro i quali si rechino da pubblici ufficiali, titolari di poteri decisori o peggio di poteri di spesa, si volesse evitare che ogni contatto fra privati cittadini e questi soggetti potesse ricadere astrattamente nel novero di delle ipotesi punite da questa norma, perché appunto costituiscono queste attività la rappresentazione di interessi da parte di portatori di interessi particolari. Non necessariamente, magari nell'immaginario collettivo, l'attività di lobbying viene vista sempre come un'attività negativa, non necessariamente un'attività negativa, ci sono anche portatori di interessi di gruppi come i consumatori o come i familiari delle vittime o i famiglie delle, non so, le vittime della strada, le vittime della mafia, le vittime del terrorismo, e le quali per compito istituzionale si recano ad intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e perorano anche la causa dell'approvazione di questa o di quell'altra norma. Non fanno certo un'attività illecita né un'attività ricadente astrattamente in un'ipotesi di traffico di influenze illecite, perché appunto sono portatori di interessi leciti e ovviamente cercano lecitamente di rappresentare il proprio punto di vista a chi ha poi i poteri decisori o i poteri di iniziativa. Certo, sarebbe opportuno che questa era la ratio della volontà, che peraltro c'era stata almeno nel governo precedente, di regolare, disciplinare questa attività di lobbying, perché appunto dando atto nelle premesse dei vari provvedimenti amministrativi o legislativi che si dovessero adottare, si potrebbe dar conto di tutti questi contatti con i portatori di questi interessi particolari che invece oggi restano oscuri o comunque non pubblici. E fin qui, diciamo, col fatto che abbiamo adempiuto a quanto ci eravamo impegnati a fare con la sottoscrizione delle convenzioni internazionali, gli aspetti positivi di questa nuova figura. Però purtroppo vi sono anche numerosi aspetti negativi che peraltro la riforma del 2015, alla quale ho fatto riferimento poc'anzi, non ha provveduto ad emendare. Innanzitutto il più grave è quello della confusione possibile con la limitrofa, nel senso proprio topografico del termine, perché è collocata all'articolo 346, mentre il traffico di influenze illecite è il 346 bis, quindi è stato messo subito dopo. Primo problema è la confusione e la disparità di trattamento molto sensibile con la figura del millantato credito. Il millantato credito è una figura tradizionale del nostro ordinamento, cioè fin dall'origine del codice penale vigente, ed è quel reato che punisce sostanzialmente chi assume una condotta. Infatti si parla in proposito di truffa qualificata, vale a dire di colui il quale si fa dare o promettere denaro o perché vanta un'inesistente capacità di influire sulle decisioni dei pubblici ufficiali e quindi si fa dare questo denaro al fine di corrompere il pubblico ufficiale, o viceversa se lo fa dare al fine di pagare la propria, di retribuire la propria mediazione illecita. Quindi si tratta sostanzialmente di qualcuno che non ha i contatti con i pubblici ufficiali, ma truffa, fra virgolette, il privato, il quale si dice disposto a pagare queste somme di denaro per ottenere
ottenere questa udienza favorevole o addirittura per corrompere, per comprare il pubblico ufficiale. Ovviamente, diciamo il punto, la distinzione fra le due ipotesi è che lì le relazioni devono essere esistenti nel 346 bis, mentre invece qui le relazioni non devono essere presenti. Però capite bene come sia innanzitutto molto complesso fare questa distinzione, ma soprattutto capite come tra le due figure, se ve n'è una più grave, è quella del 346 bis, laddove c'è, vale a dire il traffico di influenze illecite, laddove vi è una relazione esistente, piuttosto che non qui, in fondo si tratta di una truffa semplicemente qualificata da fatto che è finalizzata ad stringere un contatto che peraltro non esiste con il pubblico ufficiale, perché i beni giuridici tutelati dalle due norme sono diversi, ma è più importante quello del traffico di influenze illecite che tutela sia il buon nome del pubblico ufficiale, ma anche il buon andamento della pubblica amministrazione, mentre il bene giuridico tutelato dal millantato credito è sostanzialmente esclusivamente il buon nome del pubblico ufficiale, il quale appare al pubblico o come sensibile alle altrui raccomandazioni nella migliore delle ipotesi, o peggio, come soggetto disponibile a corrompersi. Quindi, diciamo, è stata molto criticata questa disparità di trattamento perché, contrariamente a quello che vi ho appena illustrato, cioè alla maggior gravità del traffico di influenze rispetto al millantato credito, il millantato credito è punito ancora, tuttora, fino a 5 anni, mentre il traffico di influenze illecite è punito fino a 3 anni. E ovviamente, in base a quello che vi ho detto prima, per il traffico di influenze illecite, reato che direi proprio per elezione si fa nelle segrete stanze, si fa senza lasciare tracce, si fa senza parlare al telefono, quasi quasi starei per dire, ovviamente non si può compiere nessuna attività di intercettazione né telefonica né ambientale, quindi sarà veramente molto ma molto difficile riuscire a scoprire questo tipo di reati quando vengono posti in essere, perché è chiaro che non ci si parla di queste cose davanti ad orecchie indiscrete e appunto al massimo lo si può fare, lo si può scoprire con intercettazioni telefoniche e ambientali, questo dico astrattamente perché in concreto nel nostro ordinamento non si può compiere questo tipo di attività investigativa perché il limite edittale non ce lo consente. Quantomeno si sarebbe potuto parificare il limite edittale della disposizione in questione con quello del millantato credito, anche per non creare disparità di trattamento. Vediamo la seconda novità della 190, la seconda grande novità è l'introduzione del reato di corruzione per l'esercizio della funzione. Fino al 2012 esistevano diverse forme di corruzione, ma questa era corruzione per il compimento di un atto d'ufficio disciplinata dall'articolo 318 che è stato integralmente riscritto. Quale condotta è punita oggi? È punita la condotta del pubblico ufficiale che in relazione all'esercizio delle sue funzioni, quindi si perde ogni riferimento all'atto oggetto della corruzione che c'era fino a ieri, quindi e si parla di esercizio della sua funzione, esercizio della funzione del pubblico ufficiale. Riceve per sé o per altri denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. È punito con la reclusione da 1, vedete qui vi ho messo un grassetto a 6 anni, perché in realtà questo è il testo come riformato nel 2015, perché la vecchia corruzione per l'esercizio della funzione era stata elevata fino a 5 anni dalla legge 190 del 2012 e adesso il legislatore, a distanza di soli 3 anni, ha ritenuto insufficiente anche questo innalzamento a 5 anni e l'ha portato ancora più in alto fino a 6 anni. Cosa si vuole punire quindi oggi facendo venire meno il riferimento all'atto dell'ufficio? Però dopo dovremo fare una piccola parentesi su questo. Si vuole punire il mercimonio della pubblica funzione, cioè non conta vedere se tu ti sei corrotto, tu pubblico ufficiale ti sei corrotto perché volevi compiere questo o quest'altro atto dell'ufficio, è sufficiente che tu ti sia corrotto perché non hai esercitato
con correttezza, con discipline d'onore, secondo le regole dell'imparzialità, del buon andamento, il tuo pubblico ufficio come appartenente alla pubblica amministrazione e abbia accettato invece questo denaro o altra utilità. In realtà anche qui ci sono state delle critiche perché a questa figura dell'esercizio della corruzione, per l'esercizio della funzione, non dico che ci si fosse già arrivati per via di interpretazione giurisprudenziale, ma quasi. In che senso vi dico questo? Nel senso che già la giurisprudenza precedente aveva sancito che non fosse indispensabile individuare l'atto, nonostante il vecchio testo dell'articolo 318 facesse esplicito riferimento all'atto dell'ufficio, e quindi in via interpretativa aveva detto che non era strettamente indispensabile riuscire ad individuare qual era l'atto dell'ufficio oggetto del mercimonio. Ovviamente questa soluzione della giurisprudenza era stata aspramente criticata dalla dottrina, la quale dal fatto che adesso sia stata introdotta formalmente con la norma del nuovo 318, la corruzione per l'esercizio della funzione, ovviamente dicevo, trae convincimento delle proprie precedenti conclusioni in ordine all'illegittimità dell'interpretazione giurisprudenziale proprio dal fatto che oggi il legislatore ha avuto necessità di inserire questa norma, però diciamo quello che è il dato di fatto è che oggi è stata inserita formalmente, quindi da oggi in avanti esiste la figura della corruzione per l'esercizio della funzione e sulla bontà o sulla validità dell'interpretazione precedente dobbiamo tenere conto che la giurisprudenza e la dottrina hanno opinioni drasticamente divergenti. La giurisprudenza la ritiene ammissibile la corruzione, la riteneva ammissibile la corruzione senza l'individuazione del singolo atto dell'ufficio, la dottrina no. Come vedete, questo sostanzialmente in questa prima parte vi spiego nella slide quello che vi ho appena detto. Quello che invece va ancora aggiunto è che di fatto l'introduzione di questo reato cancella un po', e della nuova formula che adesso utilizza il legislatore, cancella la vecchia distinzione fra la corruzione antecedente e la susseguente. In che senso? Voi sapete che della corruzione si facevano varie distinzioni: si parlava di corruzione propria e impropria, distinzione tuttora valida, perché abbiamo la corruzione propria quando il pubblico ufficiale accetta la retribuzione per compiere un atto contrario ai doveri dell'ufficio, quella è la corruzione propria, e invece c'era la corruzione impropria che si verificava soltanto quando il pubblico ufficiale accettava una retribuzione non dovuta indebita, ma in relazione, ora vedremo come, al compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio. Fino al 2012 questa corruzione propria in relazione al compimento dell'atto conforme ai doveri d'ufficio era punita solo se la dazione di denaro era antecedente, quindi qui avevamo la corruzione antecedente, all'effettivo compimento dell'atto dell'ufficio, conforme, lo ripeto, ai doveri dell'ufficio. Che cosa voglio dire? Che prima, cioè perché si puniva in questo modo sostanzialmente? Perché il legislatore diceva: se il pubblico ufficiale accetta la retribuzione prima di compiere l'atto dell'ufficio, quella è retribuzione per il indebita, ovviamente, per il compimento dell'atto dell'ufficio, e quindi lo puniva. Se invece il pubblico ufficiale aveva compiuto l'atto conforme ai doveri dell'ufficio e successivamente accettava del denaro o altra utilità dal soggetto interessato dal compimento di quell'atto, che era, diciamo, fra virgolette, ringraziava dando qualcosa che non doveva per il compimento dell'atto, ecco, in quel caso la condotta del pubblico ufficiale non era sanzionata, non era penalmente rilevante, o per meglio dire, non era sanzionata non è corretto, perché il rilievo disciplinare, a mio avviso, diciamo anche togliendolo a mio avviso sicuramente, era rilevante, quindi disciplinarmente sarebbe stata sanzionata quella condotta, però non era penalmente rilevante. Orbene, il legislatore, avendo modificato anche, come
poi sicuramente voi ben sapete, ma avendo proprio modificato l'impostazione delle relazioni dei pubblici dipendenti con il pubblico nell'ambito del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, che ormai è stato approvato con DPR, che riguarda appunto tutte le pubbliche amministrazioni, dicevo, avendo modificato l'impostazione delle relazioni dei pubblici dipendenti con il pubblico e con la propria amministrazione, ha stabilito che anche quel danaro che il pubblico ufficiale dovesse percepire o accettare dopo il compimento di un atto di un atto conforme ai doveri dell'ufficio è un denaro che è indebitamente versato ed accettato, e quindi è un denaro che non doveva essere pagato, e questa condotta è penalmente rilevante e penalmente sanzionata. Quindi io oggi non ha più molto senso distinguere fra corruzione antecedente e susseguente, perché essendo sparito il concetto di retribuzione e facendosi riferimento invece al ricevere per sé o per altri o accettare la promessa, quindi ricevere o accettare la promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, è la dimostrazione che comunque per l'esercizio della funzione non si può accettare nessuna forma di danaro o di utilità, che il pubblico dipendente ha, in virtù del principio dell'onnicomprensività della propria retribuzione, solo nello stipendio la propria paga legittima, la propria fonte unica di sostentamento, e quindi, diciamo, rimane questa risulta questa nuova incriminazione perfettamente coerente con quell'impostazione, vi ho detto, sia del codice di comportamento dei pubblici dipendenti, ma anche del nuovo testo dell'articolo 54 del testo unico 165 del 2001 degli impiegati pubblici, vale a dire quella del divieto di chiedere e accettare a qualsiasi titolo compensi o regali, perché, come sapete, al momento dalla 190, dopo la modifica di questo articolo 54, è stata cristallizzata e poi ulteriormente meglio specificata nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti approvato con DPR. Non ricordo se è fine 2012 o inizio 2013, comunque il codice di comportamento dei pubblici dipendenti sancisce ulteriormente questo divieto di accettare regali o di qualsiasi titolo, sia prima che dopo il compimento di atti dell'ufficio, e quindi questo è perfettamente coerente con il principio che non si devono accettare regali di nessun genere per lo svolgimento della propria attività di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, di pubblici dipendenti. Non c'è spazio per soffermarci, diciamo, c'è l'eccezione esclusivamente per le cosiddette regalie d'uso, per i regali dettati dalle ordinarie relazioni di cortesia, ma stiamo parlando ovviamente di regali di modico valore, di valore minimo, perché si è parlato nel codice, si fa riferimento alla cifra di circa 150 euro nel codice di comportamento, quindi quello è un po' una traccia da tenere presente, perché non si può superare quella cifra, ovviamente né si può tantomeno si può frazionare, perché in relazione appunto allo compimento degli incarichi d'ufficio non si può accettare alcun tipo di regalo o retribuzione.
Vi faccio un cenno sulla corruzione fra privati, pur non essendo strettamente connessa con il comparto dei reati contro la pubblica amministrazione, perché era uno degli obblighi internazionali al quale dovevamo adempiere, e questo a proposito di critiche severe alla legge 190, una occasione sicuramente mancata. Si è scelto di continuare a occuparsi di questo fenomeno della corruzione tra privati, rilevantissimo da un punto di vista economico e con gravi ripercussioni sull'intera collettività in quanto portatore di un'alterazione della concorrenza. Dicevo, si è persa un'occasione, perché invece di introdurre una norma generale che riguardasse la corruzione fra privati, si è scelto di continuarla a disciplinare nell'ambito dei reati societari. Hanno mantenuto sia la necessità del nocumento alla società, sia quella della necessità della querela della persona offesa, che rendono sostanzialmente inesistente questo reato, perché il socio, se è autore della corruzione, non ha alcun interesse a denunciarla; se è socio di minoranza, ovviamente non è posto nelle condizioni spesso di venire a conoscenza, e quindi non può tempestivamente sporgere querela. In ogni caso è proprio difficile, che bisogna aspettare il nocumento alla società per, cioè, se si deve attendere che ci sia determinato un nocumento alla società, ovviamente si riducono le persone che hanno interesse a fare la denuncia, perché solitamente la corruzione fra privati si pone in essere proprio per riuscire a conseguire qualche cosa che invece alla società non spetta, e quindi è stata sicuramente un'occasione mancata. Veniamo infine all'ultimo degli argomenti, più poi vedremo se riusciamo a lasciare spazio, perché vedo che già qualcuno di voi ha formulato alcune domande alle quali cercherò di dare risposta, sia pure sinteticamente, ed è quello della riforma del vecchio reato di concussione. La concussione tradizionalmente è una peculiarità tutta italiana, non ci sono molti ordinamenti che contengono il reato di concussione, anzi probabilmente non ce n'è nessuno, se non una forma ma tutta particolare e abbastanza diversa nella legislazione portoghese, ed era sostanzialmente una estorsione qualificata dal soggetto che la poneva in essere, che era appunto, secondo la vecchia formula, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. E la particolarità era quella che veniva punita sia la condotta che rientrava nella vera e propria estorsione qualificata, cioè la costrizione a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, ma era punita anche l'induzione a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità. Questo era stato, diciamo, questa figura era stata molto favorita anche dall'interpretazione. Perché per ragioni probatorie sostanzialmente consentiva di conservare colui il quale era stato concusso, cioè colui il quale aveva dovuto dare il denaro perché costretto, o in moltissimi casi perché indotto a darlo. Vi ricordate la famosa concussione ambientale dei tempi di Mani Pulite? Questo soggetto restava vittima del reato e quindi testimone, e quindi le sue dichiarazioni erano pienamente utilizzabili in una fase dibattimentale, mentre se noi puniamo entrambi corrotto e corruttore, come è attualmente nel nostro ordinamento, ma come è sempre stato nel nostro ordinamento, ovviamente non abbiamo un testimone, perché colui il quale parla accusa innanzitutto se stesso e poi l'altro, sia egli il corrotto o il corruttore. Ma diciamo, in entrambi i casi è molto difficile che qualcuno venga a raccontare alle autorità inquirenti che c'è stato questo rapporto di tipo corruttivo. Però, ecco, andava anche distinta da un punto di vista di giustizia e di equità la posizione di colui il quale costringe da quella di chi induce, perché è chiaro che le due condotte non sono ugualmente ripugnanti, diciamo, per quello che è il sentire collettivo. È chiaro che la condotta di chi costringe appare più grave di quella di chi semplicemente induce.
Ma vi era un altro motivo per il quale molte organizzazioni internazionali non ci vincolavano, perché qui non faceva parte delle convenzioni alle quali ho fatto riferimento poc'anzi, ma ci raccomandavano l'opportunità di sanzionare non solo il soggetto concussore, ma anche il concusso. Perché questo? Perché molte volte anche il concusso traeva un giovamento dal perpetrare il reato, e nel nostro ordinamento questo invece non veniva punito perché, vi ho detto, veniva considerato vittima. Cosa succedeva spesso a livello internazionale? Che i nostri pubblici ufficiali, che rappresentavano, per meglio dire, i nostri rappresentanti, perché in questa veste non erano pubblici ufficiali, ma i nostri rappresentanti di rilevanti società anche pubbliche, si recassero all'estero e versassero delle tangenti, ecco, diciamo così in maniera asettica, senza dare qualificazione, versassero delle tangenti a pubblici funzionari stranieri. Questo a un tempo non era punito. Se qualcuno di voi ha molta memoria, si ricorderà che all'epoca delle tangenti Eni Petromin in realtà non si indagava per la corruzione perché non era punita nel nostro ordinamento e fu introdotta infatti subito dopo. Ecco, se versava delle tangenti e doveva procedere lo Stato straniero, a seconda delle ripartizioni della competenza, non è questo il momento per stare a spiegare quando è competente l'uno o l'altro, l'importante è che sappiate che si può procedere sia in uno Stato sia nell'altro a seconda dei casi e quindi a seconda di dove si radica la competenza. Se si procedeva in uno Stato straniero, venivano puniti entrambi, concusso e concussore, quindi privato e pubblico ufficiale straniero. Se invece procedeva l'Italia, per noi la concussione, quindi se si diceva io ho dovuto pagare, sono stato costretto a pagare perché altrimenti non avrei potuto lavorare, non avrei potuto fare diversamente, in Italia invece colui il quale era stato concusso, cioè costretto a pagare, non veniva sanzionato, e questo creava delle enormi disparità di trattamento non giustificabili agli occhi della comunità internazionale. E quindi alla luce di tutto questo si spingeva perché anche il nostro ordinamento distinguesse fra la vera e propria costrizione di fronte alla quale c'è una vittima e l'induzione, dove invece un rimprovero l'ordinamento lo può rivolgere sia all'indotto sia all'induttore della dazione indebita. Quindi la legge 190 ha introdotto questa nuova figura che si chiama appunto induzione indebita a dare o promettere utilità, figura dalla quale sostanzialmente ha espunto, che è nata dalla espunzione di questa condotta induttiva che è andata a costituire il nucleo essenziale dell'altra figura, quella appunto dell'induzione indebita a dare o promettere utilità. Questa è la ratio della quale vi ho parlato, di consentire in giudizio la collaborazione processuale perché il testimone appunto poteva parlare. Qui ho cercato di farvi uno schema, quindi dal vecchio 317, che è quello che avevamo visto prima, questo era il vecchio testo della norma, è come se fossero state generate, qualcuno ha parlato di spacchettamento, non è che sia una bellissima espressione, anche se l'ho usata anch'io qui, ha generato due distinte figure. Da un lato la vecchia concussione per costrizione, che è rimasta concussione per costrizione, punita sempre dal 317, dove il privato è vittima. Dall'altro, l'indebita induzione a dare o promettere utilità, che è stata collocata al 319 quater. Vedete ancora una volta il criterio topografico rispetto a quello che vi dirò fra un attimo. Proprio nel bel mezzo dei reati di corruzione, è come se il legislatore avesse voluto anche fisicamente spostare questa vecchia condotta di induzione dall'ambito della concussione a quello della corruzione. In questo caso è punito sia il pubblico ufficiale che induce a dare o promettere l'utilità, ma anche il privato è punito meno gravemente, molto meno gravemente oggi, perché questa è una di quelle norme sulle quali il legislatore del 2015 è
corso ai ripari rispetto a quello del 2012, però è punito anche il privato concorrente. Quindi da un punto di vista processuale gravi difficoltà di dimostrare che ci troviamo di fronte a un caso di induzione indebita, perché vengono puniti entrambi, quindi si ripropongono tutti gli stessi problemi che noi avevamo visto a proposito della corruzione, e quindi quel reato che quindi è molto difficile scoprire perché le parti si coprono vicendevolmente. Vediamo però che il legislatore, dopo questo spacchettamento, si pente subito dopo, melius re perpensa, come dicevano i latini, già nel 2015, quindi dopo soli 2 anni e mezzo dall'introduzione, e diciamo non scopro certo nulla di trascendentale se vi dico che molti hanno espressamente accusato il legislatore di aver voluto mettere a posto le cose in un paio di processi abbassando drasticamente la pena della induzione indebita per far conseguire delle facili prescrizioni, perché sapete che nel nostro ordinamento il reato si prescrive tanto prima quanto più è bassa la pena edittale massima prevista per quel tipo di reato, e quindi molti hanno accusato espressamente il legislatore del 2012 di aver voluto abbassare certe pene spacchettando, come vi ho detto, per usare questa espressione brutta ma comoda, la concussione, e quindi abbassare le pene dell'induzione indebita, far andare in indenni alcuni imputati eccellenti o non correre il rischio che essi venissero condannati, salvo poi rendersi conto che era più opportuno sì distinguere le due condotte di costrizione e di induzione, ma in fondo di punirle in maniera molto simile, come vedremo tra un attimo, cosa che infatti il legislatore del 2015 ha fatto. C'era un altro elemento di novità che era stato aspramente criticato nel vecchio 317, era stata esclusa la figura dell'incaricato di pubblico servizio, che prima della 190 invece era previsto come soggetto attivo del reato di concussione per costrizione. Quindi per un breve interregno tra il novembre 2012 e il maggio 2015 l'incaricato di pubblico servizio non è stato che commetteva un fatto di costrizione a dare denaro indebitamente da parte di un cittadino, non era punito ai sensi di questa norma, perché anche qui la giurisprudenza aveva trovato l'escamotage di punirlo ugualmente, perché tanto si trattava di una condotta che pari pari rientrava nell'ipotesi dell'estorsione qualificata dall'aggravante di essere un incaricato di pubblico servizio, appunto. Però ecco, il legislatore del 2015 ha modificato questa parte, ha reintrodotto l'ipotesi della concussione per costrizione compiuta dall'incaricato di pubblico servizio. E la concussione per costrizione ha avuto nel 2015 un ulteriore piccolo restyling, non nel massimo che è rimasto quello che era, ma con un'elevazione elevamento della pena nel minimo. Il 319 quater è stato punito molto meno gravemente, perché era punito fino ad 8 anni, secondo il legislatore del 2012, ma la legge del 2015 ha nuovamente innalzato la pena, non ai livelli della concussione per costrizione, ma quasi a quei livelli, e quindi il reato si prescrive prima, ma ormai da maggio 2015 solo un po' prima. In ogni caso, questa è una riforma che è stata fatta dalla 190, ha aggiunto l'induzione indebita, ovviamente come tutto il comparto dei reati contro la pubblica amministrazione, fra i reati per i quali è consentita la confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies. Della costrizione applicabile all'incaricato di pubblico servizio vi ho già detto. Va evidenziato, come vi ho accennato a proposito del fatto che è stata collocata al 319 quater, che vi è una tendenziale assimilazione da parte del legislatore del 2012, confermata anche dal legislatore del 2015, di una certa assimilazione dell'induzione indebita più alla corruzione che non alla
concussione dalla quale pure originariamente deriva, e ovviamente l'esercizio che ha dovuto svolgere, molto complicato anche per gli operatori del diritto, ve l'assicuro, che ha dovuto svolgere la giurisprudenza, è stato quello di andare ad individuare laddove ci trovavamo di fronte a casi di concussione e laddove dovevamo trovarci invece di fronte a casi di induzione indebita o di corruzione. Quindi si è trattato di un'opera esegetica molto complessa, le sezioni semplici della Cassazione si sono da subito dovute cimentare con questa impresa, hanno raggiunto posizioni anche non sempre coerenti. Alla fine è intervenuta sono intervenute le sezioni unite della Corte di Cassazione, che hanno cercato di mettere insieme un po' tutti i pezzi dei criteri formulati dalle singole sezioni della Cassazione chiamate a pronunciarsi, cercando di dare una soluzione definitiva e cimentandosi anche in una complessa operazione, per chi dovesse avere il tempo e la voglia, insomma, anche la capacità, perché non è una sentenza facile. Le sezioni unite si sono anche soffermate ad individuare una serie di casi limite e fare degli esempi limite, appunto, di confine fra le varie figure di reato, per stare a guardare, appunto, se ci trovavamo di fronte all'uno o all'altro dei casi di reato contro la pubblica amministrazione, cioè di volta in volta se concussione, induzione indebita o corruzione. I criteri ai quali si è fatto ricorso sono quelli degli effetti psicologici prodottisi nel privato, cioè se il privato è stato intimidito, intimorito dalla condotta del pubblico ufficiale, ci troveremo di fronte a una concussione; se invece si è fatto persuadere, è stato indotto. E quindi, diciamo, se si è intimidito non è punibile, se è stato indotto perché si è fatto persuadere è punibile perché è partecipe della induzione indebita. Criterio non ritenuto sempre soddisfacente, perché altre sezioni della Cassazione hanno detto invece no, quello che dobbiamo guardare è se all'agente pubblico è stato prospettato un male ingiusto, ovvero se egli puntava a conseguire un vantaggio ingiusto. Per fare un esempio pratico, se mi vengono a fare un controllo di polizia e scoprono che io no, non ho commesso nulla, ma mi minacciano una sanzione e io pago, allora mi stanno prospettando un male ingiusto. È chiaro che io lo faccio perché temo comunque le rogne, i fastidi di un'opposizione a questa sanzione che invece non mi spetta, e pago per questo, sono vittima. Se invece mi scoprono effettivamente che è una violazione che io ho commesso e io pago per fare in modo che costoro non relazionino ai superiori, non mi elevino la contravvenzione, è chiaro che in quel caso io sto perseguendo un vantaggio ingiusto e quindi in quel caso sono responsabile di induzione indebita. La Cassazione ha cercato di individuare un criterio intermedio che tenga conto sia dell'intensità della pressione psicologica, sia del male prospettato per tutti i casi dubbi, e quindi ha detto quella che è veramente il discrimine che va individuato fra le figure, è quello della punibilità. Laddove il privato venga punito perché in realtà persegue un vantaggio e si è fatto persuadere, non è stato minacciato, sia pure implicitamente, allora ci troveremo di fronte a un'induzione. In tutte le volte in cui invece non persegua un vantaggio ingiusto e sia stato minacciato ancorché implicitamente, e quindi agisce al fine di evitare un male ingiusto, in quel caso ci troveremo davanti alla concussione per costrizione, e quindi avremo in realtà una vittima
vittima a fronte di un pubblico ufficiale concussore. La differenza ovviamente è anche quella, cioè da cosa si evince questo? Dal fatto che nella concussione noi abbiamo come persona offesa non solo la pubblica amministrazione, ma anche il privato che appunto è vittima di una estorsione qualificata, mentre invece dalla estorsione, tra virgolette, perché la concussione per costrizione altri non è, come vi ho già accennato, che un'estorsione qualificata, mentre invece nell'induzione indebita non c'è vittima perché sono responsabili entrambi i partecipi dell'accordo e l'unica persona offesa è la pubblica amministrazione e non il privato che invece è compartecipe. Vi faccio un rapidissimo accenno al fatto che alcune ipotesi, ma non nessuna di queste di cui ci siamo occupate, può essere interessata da un'altra recente riforma normativa, che è quella che prevede la non punibilità per speciale tenuità del fatto per ipotesi di reato che siano punite con pena massima inferiore a 5 anni, laddove il fatto appunto sia in realtà, secondo il giudizio del giudice, di speciale tenuità e laddove non si tratti ovviamente di una condotta abituale del soggetto o non si tratti di soggetto che ha compiuto già altre violazioni di questo tipo. Ed infine, nella stessa legge del 69 che ha inasprito le pene, si è cercato di porre rimedio a un altro degli aspetti particolarmente criticati della riforma della 190, vale a dire il fatto che non fossero stati previsti meccanismi premiali per quei soggetti indotti indebitamente i quali decidessero di collaborare processualmente all'accertamento di quello che era accaduto. Il legislatore del 2015 ha tentato di porre rimedio, in qualche misura ha posto rimedio a questa mancanza, a questa grave lacuna della legge del 2012. Perché parliamo di grave lacuna e di mancanza? Perché se un soggetto è stato indotto a dire, a versare indebitamente una somma di denaro ed è punibile, costui non parlerà perché se no accusa, come vi ho detto, come nella corruzione, essenzialmente se stesso. Se tu non offri a questo tipo di soggetti una serie di benefici, di premi per la collaborazione, costoro non collaboreranno mai e quindi sarà sempre più difficile, come vi ho detto all'inizio, accertare e verificare questi fatti di tipo corruttivo che già per loro natura, per le ragioni che abbiamo detto all'inizio della nostra conversazione, non giungono a conoscenza dell'autorità e dei magistrati e delle autorità inquirenti in generale. Per cui è stata prevista questa novità normativa, la riduzione da un terzo a 2/3 della pena, e considerate che nell'induzione indebita l'indotto è punito fino a 3 anni, quindi la pena si riduce veramente al minimo. Addirittura potrebbe scendere se ridotta adeguatamente al di sotto dei limiti per cui la pena detentiva può essere sostituita con la pena pecuniaria, che come sapete è un beneficio che spetta. Dicevo, la riduzione da un terzo a 2/3 spetta per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, quindi per evitare che si perpetri ulteriormente il reato, per assicurare le prove dei reati, quindi dare la dimostrazione che il reato è stato commesso, e per l'individuazione degli altri responsabili, quindi coloro i quali poi accusano gli altri responsabili di quello che si è verificato, di quello che è successo. E quindi collaborano in questo modo con gli inquirenti, ovvero anche per il sequestro delle somme e delle utilità trasferite. Cerco in questi pochi minuti che restano, credo di aver rispettato, anche se un po' a fatica, i tempi, quindi vi saluto e comunque credo che attraverso la piattaforma, se avrete altre domande, io potrò continuare a rispondere.